termina ovviamente occupando spazio supporto e la commissione che si porta su tutto. Ho fare invece l'ultimo intervento, che è veramente per poco meno di 2 minuti, la successione è così. Mi è messa la sigla da 3 a 6 volte, occupando 22 secondi, poi 25 secondi di portante, poi la sigla viene emessa ancora da 4 a 8 volte, occupando 30 secondi, altri 25 secondi di portante, infine 8 secondi nel corso della quale la sigla viene emessa una o 2 volte, e poi la traduzione si chiude. È un po' complicato, ma in realtà non lo è, quindi adesso vi faccio ascoltare alcune modulazioni di raggiungere in maniera da chiarirvi le idee, da risolvere i dubbi che con un po' di confusione magari vi ho creato. Quindi adesso ascoltiamo alcuni radiofari, sentiamo un paio di esempi di radiofari aeronautici. Partiamo dal radiofaro di Forlì, che trasmette in A2 e quindi si può ascoltare tranquillamente in AM, la frequenza di 345 kHz, anche a mano degli onde lunghe, e la trasmissione può comprendere la sigla trasmessa in continuazione senza delle portanti interposte. Eccola qua. Quindi una trasmissione piuttosto semplice, anche molto facile da ascoltare. Come notate, il morso è estremamente lento, quindi è facile da ascoltare anche per i principianti, e anche l'ascolto del radiofarico per